Dal tema odierno avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. L'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza, oltre che dell'audito anche dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. In proposito, ricordo che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'audizione in videoconferenza del Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Oliviero Montanaro. Anche a nome dei commissari saluto il dottor Montanaro e lo ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori. Anche in vista... Buongiorno. Anche in vista della Conferenza nazionale sullo sviluppo sostenibile, l'audizione odierna potrà fornirci un focus specifico sul contributo e il ruolo del Ministero dell'Ambiente nell'attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030, nonché rispetto alle politiche nazionali in tema di aiuto pubblico allo sviluppo, anche nel contesto applicativo della legge numero 125 del 2014. Infatti, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo si occupa, tra gli altri, dei seguenti ambiti: strategia di sviluppo sostenibile in sede nazionale e internazionale e verifica della sua attuazione in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali. Programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale ambientale anche mediante le risorse per l'allocazione dei permessi di emissione dei gas serra. Promozione delle iniziative e degli interventi in materia di green economy. In particolare sarà interessante conoscere anche le iniziative che il Ministero dell'Ambiente ha già avviato o intende avviare in vista della prossima COP26 che si terrà a Glasgow dal 1 al 12 novembre 2021 e sarà copresieduta da Italia e Regno Unito. Si tratta di un appuntamento internazionale decisivo nella strategia di lotta al cambiamento climatico, obiettivo numero 13 dell'Agenda 2030, anche in considerazione del piano presentato dalla Commissione europea il 17 settembre scorso, finalizzato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'UE almeno del 55% entro 2030 rispetto ai livelli del 1990, per arrivare alla neutralità carbonica entro il 2050. Si tratta di un obiettivo assai ambizioso a cui l'UE dedica una parte rilevante del suo investimento ed impegno. Sono tematiche su cui la imminente nuova amministrazione statunitense ha preso posizione nella prospettiva di un rientro degli Stati Uniti negli accordi di Parigi, come conferma la nomina di John Kerry quale inviato speciale per il clima all'interno del Consiglio per la sicurezza nazionale. La partnership tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti sarà decisiva anche ai fini del monitoraggio sull'attuazione degli impegni assunti dagli altri partners internazionali, a partire dalla Cina, che come annunciato dal Presidente Xi Jinping all'Assemblea ONU il 22 settembre 2020, intende raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060. Fatta questa premessa, sono lieto quindi di dare la parola al dottor Montanaro perché svolga il suo intervento. Grazie, grazie, buongiorno a tutti e grazie anche dell'occasione che mi date per poter illustrare in questa autorevole aula quelle che sono le iniziative che il Ministero dell'Ambiente sta portando avanti negli ultimi anni per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista
delle attività internazionali sia dal punto di vista delle attività nazionali. Inizierei, se voi siete d'accordo, con una breve illustrazione di quello che è il quadro di riferimento delle attività di cooperazione a livello internazionale svolte alla luce in base alla legge 125 del 2014. Innanzitutto una premessa. L'azione del Ministero dell'Ambiente ha conosciuto una svolta, una crescita considerevole a partire dall'anno 2015, in relazione all'approvazione in quell'anno dell'Agenda delle Nazioni Unite per il 2030, la cosiddetta Agenda 2030, dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e del relativo piano di azione di Addis Abeba sulla cooperazione internazionale. Questi tre accordi internazionali hanno segnato una svolta che ha impresso una notevole enfasi, una notevole accelerazione alle attività di cooperazione dell'Italia, in particolare del Ministero dell'Ambiente. Questa attività cresciuta si è anche potuto giovare dell'utilizzo delle risorse provenienti dalle vendite delle quote dei sistemi di emissione ETS dell'Unione Europea, che ha consentito al Ministero dell'Ambiente di utilizzare un adeguato cachet finanziario per le attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Da un punto di vista organizzativo, le attività di cooperazione sono organizzate su tre principali filoni, che riguardano accordi bilaterali con singoli paesi o gruppi di paesi, accordi con organizzazioni internazionali multilaterali e accordi con sistemi finanziari come la World Bank e altre organizzazioni e banche di sviluppo regionale. Sinteticamente, per quanto riguarda gli accordi bilaterali, sono attualmente in vigore 46 accordi di cooperazione bilaterale, di cui oltre 20 nella sola Africa, che riguardano complessivamente 71 paesi. Altri ne stiamo attivando, per cui riteniamo che nell'arco di pochi mesi questo numero potrebbe arrivare anche fino a 80 paesi coinvolti nelle attività di cooperazione dell'Italia per il sostegno a paesi in via di sviluppo. Nell'ambito di questi accordi sono stati approvati circa 170 progetti di cooperazione in esecuzione o in cantiere già completati, che includono tra gli altri elementi anche assistenza tecnica e capacity building. A mero titolo informativo vi posso far presente che nel 2019 sono state impegnate e erogati oltre 80 milioni di euro per quanto riguarda queste attività di cooperazione, di cui 13 milioni e mezzo per attività bilaterali, 46 milioni e mezzo per attività multilaterali e circa 27 milioni a favore di banche o fondi di sviluppo che a loro volta finanziano iniziative e interventi dei paesi in via di sviluppo. Per quanto riguarda i meccanismi e le organizzazioni internazionali multilaterali, mi limito a ricordare alcuni dei più rilevanti. Innanzitutto il Fondo multilaterale per l'attuazione del protocollo di Montreal, che riguarda la lotta contro il buco nell'ozono, che serve ad assistere i paesi in via di sviluppo per il raggiungimento dei loro impegni di conformità rispetto all'eliminazione delle produzioni e del consumo di sostanze ozonolesive. Un altro soggetto con cui abbiamo un'importante interlocuzione è la FAO, con il quale il MATM collabora a programmi di sicurezza alimentare, nutrizione e lotta agli sprechi alimentari, adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici. In particolare con loro stiamo anche contribuendo all'organizzazione del cosiddetto Food Summit che dovrebbe svolgersi nel 2021. Abbiamo anche una importante collaborazione con il Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, l'UNDP, con il quale a gennaio 2019 è stato inaugurato a Roma uno specifico centro per il clima e lo sviluppo sostenibile che è stato attualmente rilanciato e che quindi contribuirà in modo decisivo nel 2021 a sostenere il Ministero dell'Ambiente nella partecipazione agli eventi internazionali previsti per quest'anno. Questo centro in particolare svolge un ruolo primario nella lotta ai cambiamenti climatici, nella tutela della biodiversità e nella difesa del suolo a scala globale, ponendosi come hub intermediario di sostegno ai paesi in via di sviluppo. Un altro soggetto, un'altra agenzia internazionale a cui il Ministero collabora è la convenzione, sono le tre convenzioni cosiddette di Rio. La prima è la convenzione per combattere la desertificazione. In particolare vi è un ambizioso progetto globale con il segretariato di questa convenzione per il sostegno a interventi nell'area del Sahel,
di sviluppo connesso al recupero ambientale in tre paesi in particolare, Burkina Faso, Ghana e Niger. Altri interventi sono programmati, quindi la collaborazione con questa convenzione è in espansione e in rafforzamento. Altri due soggetti con cui interagiamo in modo importante sono le due agenzie internazionali che si occupano di energia, l'International Energy Association, con il quale il Ministero ha promosso un progetto di realizzare infrastrutture energetiche intelligenti, smart, e digitalizzare i paesi in via di sviluppo per la transizione energetica. Il progetto è stato sviluppato nell'ambito della coalizione sulla transizione energetica promossa e approvata durante l'Energy Action Forum del 22 settembre del 2019. L'altra agenzia internazionale è la IRENA, che è l'agenzia internazionale che si occupa delle energie alternative, con il quale il Ministero dell'Ambiente ha da anni un ambizioso, diciamo, programma di cooperazione e sviluppo che attualmente è in fase di riconsiderazione sulla base di quelli che saranno gli esiti dell'assemblea di questa associazione che si dovrebbe svolgere fra pochi giorni. Infine, lo strumento della cooperazione a supporto di fondi e banche di sviluppo, attraverso cui il Ministero partecipa a programmi di promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo. L'obiettivo è di coinvolgere anche il settore privato per creare nuove opportunità e prospettive di lavoro attraverso tecnologie pulite, risparmio energetico ed energie rinnovabili. Alcuni programmi che sono stati avviati, in particolare, come menzione che merita, sono la Clean Energy Access Program, CEAP, che ha l'obiettivo di portare energia pulita e di alta qualità ad oltre 1 miliardo di persone prive di possibilità di accedere alle reti elettriche. Il Multi-Partner Trust Fund, che è un fondo multilaterale gestito direttamente dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite per favorire l'attuazione delle misure e degli obiettivi dell'Agenda 2030 nei paesi in via di sviluppo. L'Italia sta negoziando un nuovo accordo con questo soggetto in modo da rilanciare e espandere in modo ambizioso le attività di sostegno che vengono svolte attraverso questo meccanismo finanziario. Infine, per menzione, l'Adaptation Fund, fondo per finanziare progetti di adattamento ai cambiamenti climatici per aiutare le comunità vulnerabili nei paesi in via di sviluppo ad adattarsi e costruire la resilienza agli effetti negativi nei cambiamenti climatici, mediante progetti in settori quali la sicurezza alimentare, l'acqua, la gestione costiera, l'agricoltura, la riduzione del rischio da catastrofi. Il sostegno a questo programma è stato avviato nel 2015 ed è stato aggiornato e fortemente potenziato alla fine dell'anno scorso. Un altro elemento fondamentale che vorrei evidenziare è che ad agosto di quest'anno il ministro ha emanato un apposito provvedimento ministeriale con il quale è stato adottato l'atto di indirizzo e programmazione per la cooperazione internazionale ambientale 2020-2022. Questo atto quindi include una strategia sistemica triennale che ha innanzitutto lo scopo di allinearsi e contribuire rafforzandola alla programmazione strategica che periodicamente viene approvata e messa in atto dal Ministero degli Affari Esteri. Quindi l'obiettivo è di rendere ancora più sinergica la collaborazione tra Ministero dell'Ambiente e Ministero degli Affari Esteri per ottenere gli ambiziosi obiettivi di sostegno alla cooperazione e allo sviluppo ambientale che l'Italia si è sempre prefissa. Questo provvedimento, cito brevemente alcuni dei caratteri salienti, individua una serie di obiettivi triennali, quali le sfide di prossimità locali e globali per affrontare le sfide ambientali laddove occorre in modo maggiore il sostegno dell'Italia e laddove sono anche paesi più prossimi a quelli che è la nostra sfera diretta di interesse politico ed economico. Una revisione programmata per mantenere costantemente aggiornato il programma a quelle che sono le sfide globali in continua evoluzione e un meccanismo anche per valorizzare e promuovere la capacità ambientale italiana sia direttamente a livello pubblico sia attraverso le eccellenze del settore privato. Aree tematiche di intervento di questa cooperazione strategica sono la biodiversità e gli ecosistemi marini e terrestri, le foreste, la desertificazione con la siccità e il contrasto al degrado del suolo, la protezione del patrimonio culturale, naturalistico, materiale e immateriale,
La diversità bioculturale ed approcci equilibrati tra uomo e natura, il cosiddetto Nature-Based Approach Ecosystems, combattere e prevenire i rischi derivanti da disastri naturali conseguenti ad eventi climatici estremi, l'acqua come bene comune e diritto umano universale, la prevenzione e la riduzione delle emissioni climalteranti di tutti i fattori di inquinamento. Un particolare riferimento alla prevenzione e alla lotta ai rifiuti in mare, i cosiddetti marine litter, e la promozione dell'economia circolare e del risanamento ambientale quali motori fondamentali di sviluppo sostenibile. Per attuare questo ambizioso programma, la cooperazione multilaterale avrà la priorità proprio perché riteniamo che le organizzazioni internazionali, in particolare quelle basate all'ONU, siano un catalizzatore importante per raggruppare e rendere più sinergiche le azioni del Ministero dell'Ambiente. La cooperazione bilaterale comunque continuerà, ma sarà concentrata e focalizzata in modo da garantire e rendere più efficiente i criteri di accountability, di trasparenza e di efficienza delle iniziative che sono poste in essere. Per fare tutto ciò, noi ci gioveremo anche del supporto e della collaborazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che lavora presso il Ministero degli Affari Esteri e dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale, l'ISPRA, che lavora con il Ministero dell'Ambiente. Per quanto riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica, la priorità verrà data alla connessione sinergica della stessa con altre iniziative di cooperazione ambientale, a programmi di cooperazione tra istituti, università e centri di ricerca per sviluppare congiuntamente le eccellenze nella ricerca e nella promozione culturale e ambientale, con azioni di formazione e di capacity building, sia per quanto riguarda persone, soggetti e funzionari dei paesi in via di sviluppo, sia per quanto riguarda anche i funzionari del sistema amministrativo italiano. Ovviamente, sulla base dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, verrà data una particolare attenzione a quelli che sono i moduli in remoto e i moduli didattici online. Per quanto riguarda la priorità relativa all'anno 2021, anche alla luce di quelli che sono gli impegni internazionali in calendario per quest'anno, verrà data una priorità all'Africa e in particolare al Sahel, ai piccoli stati insulari pacifici e caraibici e all'area ASEAN del sud-est asiatico. Per quanto riguarda i settori tematici, l'indirizzo è quello di dare priorità per quanto riguarda la mitigazione al cambiamento climatico, l'energia sostenibile e la transizione energetica, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità e la tutela del suolo, anche per coordinarsi a quelle che sono gli avvenimenti che saranno realizzati quest'anno, cioè le conferenze delle parti delle tre grandi convenzioni di Rio sulla biodiversità contro la desertificazione e quella già citata, la COP26, sul cambiamento climatico in cui l'Italia è copresidente con il Regno Unito. Tutte queste attività saranno altresì riflesse in altri due importanti, meccanismi di cooperazione internazionale che sono il G20, di cui l'Italia è presidente di turno, su cui concentrerà l'attenzione sui pilastri dell'economia circolare e del cambiamento climatico, e del G7, anch'esso a presidenza del Regno Unito. Quindi questa situazione di una stretta collaborazione G7, G20 e COP climatica tra Italia e Regno Unito sarà sicuramente un elemento strategico della politica del Ministero dell'Ambiente. Questa è una breve sintesi di quella che è l'attività negli anni recenti per quanto riguarda la cooperazione internazionale. Vi chiedo se preferite una sosta per effettuare eventuali domande, richieste di integrazioni o volete che passi invece a una sintesi di quella che è l'attività relativa all'attuazione dell'Agenda 2030 a livello nazionale, in particolare con riferimento alla procedura di aggiornamento della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Quindi aspetto che mi date. Le chiederei per cortesia di concludere l'intervento, poi passiamo alle domande dei colleghi. Grazie. Benissimo, allora procedo. Grazie. Allora,
Il Ministero dell'Ambiente ha un ruolo centrale nel percorso di attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale, in quanto coordina, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il percorso di redazione e di aggiornamento della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. L'ultima è stata approvata con una delibera CIPE del dicembre 2017. È previsto, in base al comma 5 dell'articolo 3 della legge 221-2015, il vecchio collegato ambientale, che tale processo avvenga ogni 3 anni e che sia svolto in particolare mediante un processo istituzionale inclusivo. Conseguentemente, sulla base della legge, il processo di aggiornamento triennale avrebbe dovuto essere concluso alla fine del 2020. Tuttavia, a causa della situazione del Covid, sin da marzo del 2020 abbiamo portato e fatto approvare in CIPE uno slittamento della tempistica che ci consente quindi di riprogrammare il percorso alla luce dell'attuale situazione organizzativa e operativa e si dovrebbe concludere a maggio del 2021. Per quanto riguarda il percorso, devo dire che è stato particolarmente posto attenzione a quella che è la territorializzazione dei vari livelli istituzionali di questo percorso. A tale scopo sono stati siglati accordi di collaborazione con 20 regioni e le province autonome di Trento e Bolzano affinché il meccanismo di aggiornamento della strategia e l'attuazione della strategia nazionale avvenisse in modo coordinato anche a livello regionale. Per far ciò sono stati anche stanziati e finanziati fondi di bilancio a tal fine. Oltre il sistema delle regioni, sono stati conclusi accordi con 14 città metropolitane italiane per la definizione e l'attuazione delle strategie provinciali e delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile. Il tema della territorializzazione e gli obiettivi di sviluppo sostenibile quindi è centrale nel sistema istituzionale operativo italiano e del meccanismo promosso dal Ministero dell'Ambiente. Per realizzare un'attività di aggiornamento della strategia nazionale, il Ministero dell'Ambiente ha istituito sin dal dicembre 2017 il Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, al quale attualmente partecipano 187 organizzazioni di diverso tipo, associazioni della società civile, imprese, università e organizzazioni non governative, articolate in 5 gruppi di lavoro che seguono le cosiddette 5 P dell'Agenda 2030, e cioè persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Quindi lo scopo è far sì che ciascuno di questi gruppi metta a punto in modo inclusivo e partecipativo delle proposte di aggiornamento della strategia nazionale, mantenendo il riferimento ai 5 pilastri che ho appena menzionato, che sono previsti sia per la strategia nazionale sia per l'attuazione dell'Agenda 2030 a livello internazionale. Per quanto riguarda l'attuale fase, devo sottolineare in particolare che è stato avviato per rafforzare questo processo un progetto con la DG Reform della Commissione europea che si giova del supporto dell'OCSE. Il progetto è denominato Policy Coherence for Sustainable Development Mainstreaming the SDGs in Italian Decision Making Process ed ha quindi lo scopo di definire una coerente politica strategica sullo sviluppo sostenibile per includere gli obiettivi dell'Agenda 2030 nel sistema, nel meccanismo e nel procedimento decisionale italiano. È un obiettivo molto ambizioso e questo progetto della, diciamo, Commissione europea è anche un meccanismo per restare in qualche modo agganciati e con riferimento a quello che è il processo che altri paesi europei stanno attivando per anche loro realizzare a livello nazionale l'Agenda 2030. Per quanto riguarda l'attuale fase, era stata prevista una conferenza nazionale di attivazione del processo istituzionale, visto che quello tecnico, come dicevo, è già partito da oltre un anno, per la fine del 2020. Tuttavia, questa situazione di emergenza sanitaria ha imposto anche recentemente una riprogrammazione delle scadenze, per cui attualmente è prevista un incontro tecnico e di confronto istituzionale per la fine di febbraio e per la fine di maggio, inizi di giugno, una presentazione ufficiale con una conferenza nazionale, si spera in persona, di quella che è la proposta
di aggiornamento della strategia nazionale di sviluppo sostenibile che sarà poi presentata attraverso il processo istituzionale in CIPE e poi agli organi parlamentari. Questo molto in sintesi anche il panorama a livello nazionale. Io avrei concluso e sono a vostra disposizione per ogni richiesta. Grazie. Grazie mille, ho già delle prenotazioni per domande e osservazioni dei colleghi. La prima è l'onorevole Quartapelle da remoto. Prego. Grazie mille, grazie al dottor Montanaro per la sua relazione. Vorrei capire, dal suo punto di vista, quali sono, gli obiettivi dell'Agenda 2030 che sono più facili da raggiungere per l'Italia e su quali invece c'è da mettere più impegno politico. Grazie. Grazie, si è prenotato l'onorevole Viviani, poi chiedo agli altri colleghi se desiderano intervenire. Sì, grazie. Volevo fare questa domanda, naturalmente non sono della Commissione Esteri, sono prestato e ha parlato anche di agricoltura, però mi soffermerò su un aspetto che è quello che riguarda i cambiamenti climatici, comunque l'emissione dei gas. Ecco, volevo chiedere una fotografia italiana, perché comunque ci siamo dati anche con la scorsa legislatura, riconfermato da questa, degli step ben precisi e molte volte vediamo come poi i piani energetici nazionali, comunque la strategia energetica nazionale prevale. Forse anche certe volte in maniera giusta, certe volte non si è fatto abbastanza il tema poi ambientale, quindi proroghe o comunque sia, vediamo difficile riuscire a rispettare alcune tabelle di marcia come insomma, lo smantellamento comunque delle nostre centrali a carbone e ridurre comunque le emissioni. Volevo chiedere una fotografia di quello che sta succedendo a livello italiano su questo, a livello europeo, ma soprattutto riprendendo le parole di introduzione del Presidente Formentini. Del vicepresidente Formentini, il discorso legato al magari una sua opinione, che magari non è neanche di sua competenza, ma una sua opinione su quello che è stato dichiarato dal presidente cinese sulla neutralità carbonica, cioè il fatto che si possono equilibrare entro il 2060 in Cina il bilanciamento fra emissioni e assorbimento dell'anidride carbonica. Sembra degli step molto difficili già da perseguire, magari in Italia o in Europa, dove gli standard già qualitativi della qualità dell'aria comunque sono più alti, sembra ancora molto più difficile, mi faccia dire, per un paese che comunque ha delle norme sull'ambiente sicuramente più basse rispetto alle nostre. Grazie, altri colleghi? Allora chiedo, lascio la parola alla replica al dottor Montanaro per la replica. Grazie. Allora, la prima domanda ovviamente non può che essere anche in questo caso un parere personale. Io vorrei ricordare innanzitutto un elemento fondamentale. I 17 obiettivi dell'Agenda 2030 sono articolati in specifici obiettivi operativi, però hanno una caratteristica che non dobbiamo mai scordare, sono interconnessi. Cioè l'Agenda 2030 non è una shopping list di obiettivi e di indicatori che si possono conseguire indipendentemente l'uno dall'altro. Un meccanismo fondamentale è la loro coerenza sistemica. Non possiamo operare contro i cambiamenti climatici se non operiamo per l'energia pulita. Non possiamo operare contro la desertificazione e la siccità se poi i cambiamenti climatici contribuiscono ad aggravare questa situazione. Dal punto di vista del Ministero dell'Ambiente, il mio in particolare, quindi, noi concentriamo la nostra attenzione sui 7-8 obiettivi dell'Agenda 2030 che sono più direttamente connessi alle componenti ambientali: la protezione della biodiversità in mare e in terra, i cambiamenti climatici, l'acqua pulita, la prevenzione diciamo, del rischio di emissioni climalteranti. Questo pacchetto di 7 obiettivi è sempre tenuto costantemente insieme in modo sinergico. Su questi obiettivi ovviamente dovete considerare anche che l'elemento nazionale ha 2 elementi per poter contribuire a un adeguato raggiungimento e non è facile da conseguire e questo sta anche nei report delle Nazioni Unite. Non basta quello che è l'impegno a livello nazionale, che per noi si articola poi non soltanto nella strategia nazionale, ma in tanti altri programmi e progetti. Questi sono obiettivi che o si conseguono globalmente tutti quanti, oppure non c'è alcuna possibilità di poter essere conseguiti a livello individuale.
Vi ricordo soltanto un dato. Per quanto riguarda le emissioni climalteranti in atmosfera, l'Europa complessivamente conta poco più del 10% su scala globale. Quindi se anche tutta l'Europa fosse assolutamente perfetta nel rispettare i propri impegni e gli impegni dell'agenda di Parigi, comunque sarebbe un contributo importante, ma che da solo non è sufficiente a raggiungere quello che poi a Parigi si è determinato. Perché dico questo? Perché quindi fondamentale nell'ambito del meccanismo dell'Agenda 2030, ma poi delle tre convenzioni di Rio, a cominciare da quella sul cambiamento climatico, che ci sia un forte, coordinato ed efficiente supporto ai paesi in via di sviluppo che spesso sono i più colpiti dai problemi dei cambiamenti climatici, ma anche i meno responsabili e i meno in condizioni operative e finanziarie di poter modificare il loro paradigma produttivo ed economico-sociale per modificare sostanzialmente quelli che sono gli impatti negativi delle emissioni climalteranti. Per questo è tanto importante che la cooperazione italiana sia strettamente connessa non soltanto a quelle che sono le strategie nazionali per l'attuazione dell'Agenda 2030, ma anche a quelli che sono i quadri internazionali, sia europei che globali, per cui gli obiettivi di cooperazione sono funzionalmente, in modo trasparente ed efficiente, connessi in modo specifico all'attuazione dell'Agenda 2030. Questo è l'importante sforzo che il Ministro Costa sta effettuando fin da quando ha cominciato il suo mandato. Rendere più pesante ma anche più incisiva e più efficace l'azione di cooperazione internazionale per l'attuazione dell'Agenda 23. Per quanto riguarda l'altra domanda, ovviamente la mia direzione generale non si occupa in modo diretto delle attività che riguardano il clima, ma soltanto in modo indiretto per quanto riguarda appunto le attività di cooperazione internazionale e la predisposizione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Per entrambi questi meccanismi ovviamente l'aspetto climatico è fondamentale ed è probabilmente un elemento più importante che viene tenuto presente negli ultimi anni. Devo dire che però anche da questo punto di vista sono stati fatti passi avanti molto importanti. Passi avanti importanti sotto tre punti di vista. Il primo è una definizione più ambiziosa di quelli che sono gli obiettivi. Basti citare il recente approvazione da parte anche del Parlamento europeo dell'innalzamento delle ambizioni per quanto riguarda il taglio delle emissioni climalteranti, prima il 2030 e poi il 2050, che quindi segna e conferma il fatto che l'Unione europea, di cui l'Italia è uno degli elementi fondamentali di propulsione, è all'avanguardia per quanto riguarda le ambizioni contro il cambiamento climatico. Un secondo elemento fondamentale è che si è molto migliorata quelle che sono le strategie di efficienza di supporto, come dicevo prima, ai paesi in via di sviluppo, che sono un po' una chiave fondamentale che potrà segnare o meno il successo o meno delle nostre ambizioni stabilite nell'accordo di Parigi. Da questo punto di vista, l'attuazione della cosiddetta agenda di Addis Abeba, che di fatto è l'agenda di supporto ai paesi in via di sviluppo per l'attuazione dell'Agenda 2030, è fondamentale. Tutte le collaborazioni che l'Italia, il Ministero dell'Ambiente, sta promuovendo in campo ambientale con organismi multilaterali, in particolare con le agenzie onusiane, hanno questa chiave interpretativa comune, che servono anche in modo efficiente e strategico a migliorare le performance ambientali dei paesi in via di sviluppo, in particolare per quanto riguarda il discorso dei cambiamenti climatici. Ultimo elemento è il monitoraggio. Uno degli sforzi più importanti che si è fatto nelle ultime conferenze delle parti della COP sui cambiamenti climatici è stabilire e applicare un efficiente meccanismo di monitoraggio che consente di pesare e quindi di operare e correggere di conseguenza le azioni per quanto riguarda le emissioni climalteranti, in particolare ovviamente nei paesi in via di sviluppo. È un meccanismo ambizioso che anche in questo caso richiede tecnologia, organizzazione e supporto finanziario, ma questo è un altro elemento su cui il Ministero dell'Ambiente si è impegnato in modo importante, sia direttamente con i singoli paesi, in quanto questo elemento della lotta ai cambiamenti climatici è sempre presente nella collaborazione bilaterale, sia attraverso le priorità che ha stabilito negli accordi con gli organismi multilaterali. Direttamente l'Italia sta facendo la sua parte come esempio per quanto riguarda l'attuazione dell'Agenda 2030, ha già svolto qualche anno fa la prima National Voluntary Review,
cioè la revisione nazionale di come sta attuando la propria Agenda 2030, era previsto che avrebbe nuovamente fatto il suo report sull'attuazione, la Voluntary National Review, nel 2021. A causa della situazione Covid, è stato concordato con gli organi delle Nazioni Unite che l'Italia presenterà la propria Voluntary National Review sull'attuazione dell'Agenda 2030 invece nel 2022, ma sempre in modo da avere una costante, diciamo, situazione aggiornata di quello che è l'impegno nazionale per la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030. A livello nazionale, il meccanismo della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è strettamente connesso all'attuazione del PNIEC, e cioè della Strategia Nazionale per l'Energia e i Cambiamenti Climatici, che tra l'altro ha avuto recentemente un impulso molto forte tramite il decreto legge 76 del 2020, che ha diciamo, previsto tutta una serie di misure di accelerazione e di rilievo e attenzione per quanto riguarda la configurazione operativa del PNIEC e la sua attuazione a livello nazionale. Mi sembra che questi erano più o meno i due interventi che erano stati effettuati dai componenti della Commissione. Sono ovviamente a disposizione per ulteriori richieste e precisazioni. Grazie. Grazie mille. Ho un'ulteriore richiesta di intervento da remoto da parte della collega Iana M, a cui do la parola. Grazie Presidente, ringrazio ovviamente anche della relazione del dottor Montanaro e anche delle risposte già effettuate adesso molto pertinenti. Avrei due domande di specifica un po' per l'appunto puntuali. Uno riguarda per l'appunto la grande sfida che è sempre più pertinente, sempre più importante, che riguarda l'approvvigionamento dell'acqua. Si vede ovviamente che ci sono alcune zone che, dovuti anche al cambiamento climatico, hanno sempre più difficoltà a garantire l'approvvigionamento dell'acqua in maniera costante, quindi ovviamente anche mettendo a repentaglio la popolazione stessa e ovviamente la vita, che è un diritto ovviamente fondamentale di tutti gli esseri umani. Quindi su questo fronte, specialmente con queste nuove sfide che comunque vi sono presenti per vari motivi di cambiamenti recenti, anche non recenti, c'è bisogno di fare di più? Cosa si può fare di più affinché questo diritto possa essere al massimo garantito, specialmente ovviamente anche nei paesi in via di sviluppo, ma soprattutto nei paesi in conflitto, che quindi su questo hanno ancora più difficoltà. Ovviamente due esempi che vengono spontaneamente in mente sono sicuramente la questione siriana, che vede per l'appunto una mancanza totale, oppure anche per l'appunto lo Yemen. L'altra domanda invece, sempre sulla parte proprio ambientale, prettamente, la questione della plastica. Come paesi, come Italia, abbiamo già fatto paesi europei, l'Italia ha già fatto molto in questo ambito. Eppure, recenti studi mostrano come effettivamente la questione della plastica e della mancanza di riuscire anche a avviare un circuito positivo di riciclo fa sì che la plastica diventa una prossima sfida molto importante, specie nei paesi in via di sviluppo. Quindi anche su questo fronte, io adesso la tengo come macro area plastica. Cosa viene fatto, cosa può essere fatto di più affinché si possa arrivare a delle soluzioni sempre più concrete che in alcune parti invece rischiano di diventare proprio degli inadempimenti e delle problematiche molto serie per tutta la popolazione. Grazie. Grazie mille alla collega Grazie per le Eanaem. domande. Se Ora poi la posso, domanda sulla. dottor Montanaro, se posso aggiungerei anche una mia domanda, se possibile. Grazie. Le chiederei, ha accennato alla desertificazione del Sahel, se potesse dirci qualcosa di più sul partenariato Italia-Paesi del Sahel, ha accennato al Burkina Faso, al Ghana, al Niger. L'attenzione ovviamente della Commissione Esteri su questa tematica è alta perché abbiamo anche un'indagine conoscitiva sul Mediterraneo allargato. Noi, visto dalla Esteri, sappiamo benissimo che tutto ciò che succede nel Sahel fino al Corno d'Africa poi si ripercuote sul Mediterraneo e sull'Italia, e quindi nostra
volontà approfondire più possibile le tematiche sull'aiuto a questi paesi, sulla cooperazione e in particolare le chiedevo notizia se riguarda l'ambito al quale lei ha accennato, il Green Wall, quella grande muraglia verde che dovrebbe fermare la desertificazione proprio in quell'area. Grazie. Grazie. Una piccola premessa che vale per tutte e tre le domande. L'approccio fondamentale per tutte le problematiche ambientali, anche di cooperazione internazionale, del Ministro Costa si basa sulla sinergica attuazione di entrambi i pilastri delle politiche ambientali, che sono la prevenzione per quanto riguarda gli elementi dannosi e i rischi e la mitigazione nel momento in cui questi meccanismi comunque dispieghino i loro effetti negativi. Questo significa, parlando di acqua, che in particolare su quelli che sono i paesi che più risentono di questa carenza, e in questo caso c'è una forte sovrapposizione con l'area Africa e Sahel in particolare, le strategie del Ministero dell'Ambiente in termini di cooperazione sono sostanzialmente di due tipi. La prima, più sistemica e strategica, quella di operare su scala regionale o subregionale per prevenire quelli che sono i meccanismi che portano alla riduzione della disponibilità di acqua, quindi sostanzialmente il problema della desertificazione e del degrado dei suoli. Da questo punto di vista, il progetto che abbiamo in piedi con il segretariato della Convenzione contro la desertificazione è proprio basato su questo principio. Un'ampia area che copre tre paesi che ho menzionato prima, progetti che servono a sia combattere la desertificazione, quindi l'inaridimento del suolo, sia a ripristinare già suoli degradati. Anche da questo punto di vista, così come avviene per quanto riguarda i cambiamenti climatici, c'è una strategia che si chiama quella della neutralità del consumo del suolo, cioè la tendenza a medio e lungo termine è far sì che il suolo non sia deteriorato ulteriormente, quindi non ci sia perdita di suolo fertile sfruttabile per le necessità umane, ma anzi ci siano programmi e risultati di ripristino di percentuali di suolo già deteriorato. La seconda strategia, quindi questo è un po' il pilastro della prevenzione, prevenire e disinnescare i meccanismi che riducono la disponibilità di acqua, soprattutto a causa della progressiva desertificazione di ampie aree, in particolare del continente africano. La seconda è quella di aver messo come uno dei riferimenti sistemici degli accordi bilaterali che noi proponiamo ai paesi in via di sviluppo, appunto quella della disponibilità di acqua e della protezione dei terreni per poter sostenere poi la vita umana. Quindi questi ovviamente sono progetti misurati su quelle che sono le necessità dei singoli paesi che ci propongono i loro progetti e che ricevono da parte nostra non soltanto il supporto finanziario, ma quasi sempre anche un supporto tecnico e scientifico e di formazione, in modo che poi, una volta che realizzino questi interventi, siano anche in grado di mantenerli a livello sistemico e di interagire con quelli che sono i programmi a scala più globale per la prevenzione dei problemi di desertificazione. Ovviamente il problema dell'acqua potabile e sicura ha anche una forte componente di depurazione, e quindi è un altro elemento di sicurezza che noi inseriamo sempre in quelle che sono le nostre strategie bilaterali di paese. Quindi non soltanto prevenire e tutelare il bene acqua, ma anche far sì che sia, garantita la sua salubrità, soprattutto per quanto riguarda non solo il consumo umano, ma anche l'allevamento e quella che è l'utilizzo per fini, di coltivazione. Per quanto riguarda un'altra componente, la plastica, penso che non ci sia bisogno di ricordare che uno dei, chiamiamoli così, pallini del Ministro Costa, che ha speso una enorme serie di iniziative e di impegni per quanto riguarda la prevenzione. Basta menzionare tutte le iniziative contro la produzione e il consumo delle plastiche monouso. Però mi fa piacere ricordare che è anche molto importante l'attività a livello internazionale. Il Ministro Costa nel 2019 ha inaugurato, a cominciare dalla nostra rappresentanza permanente a New York, una serie di ambasciate plastic free, cioè di ambasciate che non utilizzano la plastica monouso. Ora, perché concentrare l'attenzione sulle ambasciate? Non tanto perché siano
e solo un centro, diciamo, operativamente molto importante, ma perché sono un messaggio, rappresentano quindi un'eccellenza italiana che ha lo scopo nei paesi in cui sono queste ambasciate di portare un esempio virtuoso di come si può operare per prevenire un uso eccessivo della plastica, soprattutto monouso. È ovvio che il pilastro della prevenzione si basa soprattutto sul discorso del ciclo di vita del prodotto e della distribuzione, prima ancora che poi per il riciclo e il riuso, e quindi sui sistemi di economia circolare, che ovviamente adesso hanno visto un impulso attraverso quella che è la strategia anche europea per la promozione dell'economia circolare. Anche in questo caso abbiamo un asse importante in tutti quelli che sono gli accordi bilaterali con i vari paesi. Ma per la plastica in più c'è un elemento aggiuntivo, e cioè il ministro Costa ha da anni grande attenzione a quello che è il problema dei rifiuti marini, come accennavo prima nella mia sintesi, e cioè a tutte quelle iniziative sia regionali che globali che hanno lo scopo di prevenire diciamo, l'immissione in mare di rifiuti marini plastici che creano tra le altre cose le famose isole di plastica che credo voi conosciate tutti, che sono un problema veramente importante, che hanno altri impatti, diciamo, negativi secondari, perché poi la microplastica viene ingerita dagli organismi marini e viene poi in ciclo attraverso anche il consumo umano, quindi anche grandi problemi per quanto riguarda la salute umana. C'è il problema del cosiddetto soffocamento determinato dai tetti di plastica e che quindi abbatte la percentuale di ossigeno di importanti aree che sono anche produttive, quindi crea dei problemi di anche disastro sistemico ed ecosistemico da questo punto di vista. Ed infine è un problema per cui questa plastica che viaggia da mare a mare è anche un importante vettore di organismi alieni che quindi possono utilizzare la plastica che fluttua come elemento di trasporto che rende ancora più difficile il suo controllo. Per tutto questo, a livello mediterraneo e globale, il Ministero dell'Ambiente sta promuovendo da anni G7, G20, Convenzione di Barcellona, specifici programmi che servono appunto a prevenire l'immissione di plastiche negli oceani e anche a promuovere campagne mirate per la pulizia. Cito soltanto fra tutte il problema delle reti cosiddette abbandonate e perse, se non lasciate, che attraverso specifiche campagne promozionali dovrebbero essere rimosse per ripulire quegli specifici ambienti. Sono tutte iniziative in particolare che trovano un punto di caduta operativa nella cosiddetta legge Salva Mare, che il ministro ha già presentato tempo fa e che noi auspichiamo possa riprendere rapidamente il processo parlamentare. Infine, vengo alla domanda sul Sahel. Come dicevo prima, il Sahel posso dire che in questo momento è diciamo, area geografica più all'attenzione del ministro Costa, da tutta una serie di punti di vista. Il progetto del Green Great Wall, che dovrebbe servire a fermare il processo di desertificazione in espansione soprattutto al sud, vede il supporto del Ministero dell'Ambiente da tutta una serie di punti di vista. Ma sono tutte azioni che noi svolgiamo in modo strettamente coordinato con il segretariato della Convenzione internazionale per combattere la desertificazione. Perché siamo convinti che, al di là di quelli che sono i puntuali supporti a paesi a livello bilaterale, sia importante che non si operi in modo, diciamo, autonomo e indipendente, cioè che tutti questi importanti sforzi, che sono molto significativi da un punto di vista tecnico e finanziario, abbia una regia coordinata che a nostro giudizio ovviamente non può che essere quello della Convenzione per combattere la desertificazione. Il Sahel per questa convenzione è l'elemento, diciamo, geografico più importante e su questo stiamo realizzando appunto una serie di progetti come quello che menzionavo prima. Quindi il Sahel è sicuramente l'area geografica che concludo sia a livello bilaterale che a livello multilaterale è probabilmente la più all'attenzione del ministro, sia per quanto riguarda gli impatti sulla popolazione, sia anche perché è l'elemento concreto che dimostra quali possono essere i danni significativi dei cambiamenti climatici. Ringrazio ancora il dottor Montanaro e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie.